Ciao a tutti ragazzi, siamo nello stand Mazda, qua a Ginevra 2019 e volevo farvi vedere una delle vetture che a me piace sinceramente, è la MX-5. Non è un prodotto nuovo della casa giapponese, però andiamo a vedere come sia dentro che fuori. L'anteriore è molto sottile, come vuole la sua categoria, ha queste piccole posizioni LED che vanno a sottolineare la linea del faro, che appunto va verso il centro del paraurti per poter tagliare l'aria, come anche nella parte sottostante. Andiamo a vedere la fiancata. Comunque volevo dirvi, è un 2000 da 180 cavalli, 184 per la precisione. Questi sono gli interni, una seduta molto bassa come il baricentro oltretutto, e il faro posteriore con anche la posizione, diciamo, del posteriore ben illuminata, doppio scarico qua quasi nascosto dal paraurti, forse in colorazione grigia si vede meno, ma qua abbiamo anche una versione arancione, ovviamente con sensori di parcheggio e retrocamera, e qui infatti si vedono di più gli scarichi posteriori. Questo è l'interno come si presenta, comunque molto sportivo. La sensazione quando ci si siede dentro è proprio quella di essere un tutt'uno con l'auto, come anche le sue rivali, ossia la GT86, la BRZ e tutti gli altri modelli del segmento. Si sente proprio padroni della strada, anche grazie a questi sedili Recaro che adesso andiamo a vedere magari più nel dettaglio. Rifiniture comunque con il colore dell'auto e un Alcantara misto pelle, con impianto Bose qua nella parte del poggiatesta. Alcantara che ritroviamo anche nella parte del cruscotto, e sopra ovviamente la plastica convertibile con il tettuccio in stoffa però rigido e nulla. Ditemi voi cosa ne pensate di questa auto e del potenziale comunque che ha. In Italia se ne vedono poche purtroppo, ma penso che uno sguardo su queste autovetture è d'obbligo. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima, ciao!